Ok, finale paralimpica Rio 2016, ci siamo. Mi do le sberlette, riattivo i muscoli, saluto il pubblico. Dopo la mattina dove avevo segnato il record paralimpico, ora è la serata finale, la gara finale che aspetto da 4 anni, come tutti quanti. Saluto il pubblico ed eccoci sui posti di blocco, pronti via, partiti. Vado grintosa come una fiera. A un certo punto della gara sento la protesi che si sta sfilando, guardo in basso, guardo di lato, si sta arrivando al mio avversario, tengo duro, stringo i denti e taglio il traguardo per prima. Non ci credo. Controllo in basso per vedere se la protesi c'è ancora. Dico, cavoli, l'ho scampata bella, mamma mia, è finita, ce l'ho fatta davvero, non ci posso credere. Mi butto a terra, mi lascio andare in un pianto di 20 minuti e la partenza è stata bella, grintosa, stavo andando benissimo, ma gli imprevisti sono sempre dietro l'angolo. Per fortuna che sono riuscita a tenere duro fino alla fine e a conquistare la medaglia che più desideravo. Quella d'oro. Faster from Martina Caroni, shooting away the rest, and Lowe goes from last to almost first, skipping past them all, apart from Caroni, who was way clear. A brilliant victory for her and for Lowe, and then that instant celebration on.